Protagonista di questo appuntamento oggi è lei, l'Angela. Perché? Perché l'Angela è la mamma di Severino Baldi. Lei ci ha regalato la musica grazie a Severino. E noi cosa gli doniamo? Mille auguri con tutto il cuore in musica. Mille auguri di buon compleanno. L'Angela, a retina pura, oggi si dice Doc, è nata il 10 febbraio del 1932. Il suo babbo, Severino Chiodini, era il proprietario di Mulin dei Falchi, che era posto sotto il castello di Pietramala, nella zona aretina di Misciano. La famiglia Chiodini era conosciutissima e stimata. Uno dei loro cugini era Monsignor Ettore Chiodini di Antria, parroco della chiesa dell'abbadia di Arezzo. Ecco perché l'Angela si sposa proprio all'abbadia con il suo Remo Baldi, figlio della conosciutissima Donatina, che aveva il ristorante Graziella in Colcitrone. I genitori di Angela avevano tre poderi nei luoghi di Antria, che gestivano con la collaborazione dei loro contadini nella coltivazione dei terreni, ma anche nell'allevamento del bestiame. Purtroppo le cose belle non durano, perché la guerra fu tragica anche per la famiglia Chiodini. Nei rastrellamenti dei nazisti furono uccise 7 persone di casa: il babbo dell'Angela, Severino Chiodini, i 2 nonni, la zia Conforta, morta insieme ai 2 gemelli che teneva in grembo. Nel monumento che si trova eretto in San Polo ci sono scritti i loro nomi in questo eccidio. Il babbo dell'Angela, quando fu trucidato, aveva 37 anni. Ecco che l'Angela, quando nasce il suo primo figlio, gli mette proprio il nome di Severino, in ricordo del suo caro babbo. L'Angela si sposa con Remo Baldi, che ha lavorato in curia vescovile per 60 anni, con i vescovi Emanuele Mignone, Telesforo Giovanni Cioli e Gualtiero Bassetti. Dall'unione di Angela e Remo Baldi nasce Severino, che, come sappiamo, oltre a essere musicista, ha collaborato per 35 anni con l'ex Banca Etruria in Corso Italia. Severino Baldi e il babbo Remo Baldi sono stati entrambi nominati Cavalieri del Vaticano su proposta del vescovo Telesforo Giovanni Cioli. L'Angela, lo dobbiamo proprio dire, ha sempre incitato il figlio Severino alla musica, essendo stata una cantante che faceva parte del coro della chiesa di Misciano. Ma ancora oggi l'Angela conserva tutte le qualità delle campagnole e noi ve l'abbiamo fatta riscoprire addirittura con gli auguri del Natale di quest'anno, quando ci ha cantato una bellissima canzone. Ancora oggi l'Angela conserva tutte le qualità delle campagnole e alla sua veneranda età, quella di 89 anni, tutte le domeniche fa la sfoglia col cernicchio, zappa il giardino e naturalmente coltiva i pomodori, i baccelli, poi c'ha le cipolline, gli aglietti freschi, pianta l'insalata, cura il basilico, il prezzemolo, c'ha un bel pesco e soprattutto si circonda di fiori vellutini, di crisantemi, alle rose tra le più varie e poi ancora i tulipani e piante grasse. Addirittura le margherite crescono ad altezza uomo. Ma sapete una cosa? Chi è che zappa? Chi è che vanga la sua terra? L'Angela vanga e zappa ancora oggi e poi parla con le piante e quando esce in giardino ci sono tanti passerotti, tante cincia allegre, tanti merli che arrivano a suoi piedi perché ormai la conoscono e hanno capito che con lei si mangia. Tutti i musicisti che frequentano la taverna della musica la proteggono e se la coccolano insieme a Don Alvaro Bardelli, che è amico di famiglia e mai disdegna un buon caffè insieme all'Angela, insieme a Severino, perché purtroppo Remo non c'è più. Ma Remo rimane nel cuore di Severino e rimane nel cuore dell'Angela. Oggi il tuo Severino ti dedica una bellissima canzone, di quelle che piacciono proprio a te. Abbassa la tua radio e senti cantare Severino e suonare insieme a Claudio Mattini e insieme a Remo Picchi. E insieme anche a noi ti fanno mille, mille auguri. Che sia un anno sereno insieme alla musica di Severino e a tutti noi. Thank you.
Perché io son geloso, perché io son geloso.